Ah, e quale miglior modo per iniziare questo video se non uguale alla scorsa settimana, praticamente? Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GT Online? Bene, contattami su Instagram, link qua sotto nella descrizione. Bella ragazzi, Quixwilly, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati come ogni mercoledì con la serie Day. Oggi Day 30. Siamo finalmente arrivati al trentesimo episodio. Pazzesco. Allora, sono in pubblica da solo, grazie GTA, davvero. Però come avete ben visto, all'inizio mi ha dato 1.200.000 dollari. Difatti adesso abbiamo un totale di 2.890.000 dollari. Praticamente le spese che ho fatto nello scorso episodio sono zero perché mi hanno rimborsato tutto. Ma va benissimo così. Ma io come al solito, prima di cominciare effettivamente, vi ricordo di lasciare un bel like. Mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 500 like se volete che la serie Day continui. Ma soprattutto condividete il video ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Se lo fate siete dei grandi, mi raccomando, è molto importante, ci tengo che voi vi iscriviate al canale. Detto ciò, allora partiamo immediatamente. Dove posso andare? Ah, ho 2 milioni e 8. Io sinceramente non lo so cosa potrei fare, soprattutto sono in sessione da solo. Vabbè, dai, cerchiamo un'altra sessione che è meglio. Anzi, prima di cercare un'altra sessione, vado a girare la ruota della fortuna. Non si sa mai, eh. Preferisco andare a girare la ruota della fortuna in una sessione così. Almeno evito di trovarmi gente fuori dal casino che mi fa saltare la macchina o che non mi fa girare la ruota e così via. Bene, casino raggiunto. Ma che è più vuoto il casino, regà? Ci sta meno gente? Boh, mi pare di sì. Comunque sia sul podio abbiamo la Sovereign. Né che mi serva chissà che, però, boh, magari vincerla potrebbe essere interessante, ecco. Fammi girare la ruota, gira la ruota, preparati, riscaldamento, ruota girata. Fantastico ragazzi, maglietta gatto. Ma senti, cambiamo sessione che è meglio, maglietta gatto. Bene, se non altro la sessione è bella piena. Diventiamo MC immediatamente. E andiamo a rifornire ciò che abbiamo comprato nello scorso episodio. Perché abbiamo comprato sia questo che questo. E non l'abbiamo ancora rifornito. Quindi, bene, andiamo a rifornire. Almeno producono. Poi, con i soldi che abbiamo, possiamo anche permetterci eventuali modifiche, no? Che sicuramente costeranno una fraccata di soldi. Difatti, dobbiamo valutare un attimino bene. Perché vi dirò la verità: vorrei anche comprare la modifica dell'attrezzatura nightclub, visto che non ce l'abbiamo. E se comunque sia tutti questi business li colleghiamo al nightclub, noi ci facciamo un botto di soldi. Così facendo rentiamo il casino una macchina da soldi passiva, cioè noi possiamo tranquillamente stare in giro a non far nulla dalla mattina alla sera e il nightclub ci fa diventare milionari. Anche se in realtà su questo account siamo diventati milionari da parecchio tempo. Oh là, e finalmente siamo arrivati allo stabilimento d'erba. Tra l'altro prima volta che ci entro, quindi dovrò subirmi sicuramente la cutscene, no? Dicevamo? Beh, c'è poco da fare. Proseguiamo con l'allestimento. Spero vivamente non me lo metta tipo, non lo so, in Germania, boh. North Chamesh. 6 chilometri. Sei serio? No, aspetta. Se vado alla pista di Trevor, voi dite che trovo qualche aereo o qualcosa? Lo scopriremo davvero tra pochissimo, eh. Beh, dai, di sicuro non l'aereo più veloce di GTA, però meglio della macchina, credo. Più che altro mi taglio tutta la zona del canyon, che passarci con la macchina è un po' un dito dove non batte il sole, ecco. Oh là, perfetto, eccoci arrivati. Fammi atterrare un attimino, tranquillamente. Oh là, direi atterraggio fantastico, parcheggiamo pure. Fammi indovinare, cosa che devo rubare? Ah, il camioncino. Sì, yeah, che bello. Mannaggia la miseria, ragazzi. Altri 6 chilometri. Potrei anche fare il giro largo per tutta la roba qua di Palito Bay, ma boh. Ma sai che ti dico, come faccio il giro largo per tutta Palito Bay? Almeno è tutta autostrada, no? Rischio di addormentarmi di più, però almeno forse faccio prima, non lo so. Siamo arrivati. Meno male che il mio Mino sa guidare, se no veramente. Ah, i ventilatori. Con sto caldo che fa. Allora, fatemi controllare un attimino le migliorie che ci stanno da fare. Giusto per questa migliorie. Allora, il personale lo mettiamo. L'attrezzatura no, perché costa troppo. Dipende in realtà. Se ci avanzano soldi,
la metto l'attrezzatura anche qui. Ma ripeto, vorrei concentrarmi più sul nightclub, che alla fine associo questo. Poi non ci dimentichiamo che dobbiamo comprare due tecnici che costano 200.000. Occhio a come gestiamo i soldi, se no restiamo senza qui. Hai la possibilità di impersonare la bestia, vai, per favore. Se mi fai impersonare la bestia, gioco volentieri, altrimenti niente. Bene, ed eccoci qui al nostro secondo stabilimento che abbiamo comprato pure nello scorso episodio, quello della metanfetamina. Bene, ed eccoci qui, altro allestimento da fare. Spero che almeno questo non sia dall'altra parte del continente, altrimenti è un po' un problema. Ti prego, Marlow Drive. Ah, 2 chilometri, va benissimo, guarda. Non so cosa sia Marlow Drive, ma poco mi importa, pochissimo. Il Pounder, attenzione. Che poi per quale motivo dovrei recuperare un camion? Cioè, perché mi dovrebbero lasciare un camion pieno di scorte qui? Lasciamela in un parcheggio, in mezzo a una foresta, no. Ed eccoci qui. Manco il coso ho preso, mannaggia. Ed eccoci qui di nuovo allora. Ho avuto qualche piccola incomprensione con un albero, ma vabbè. Credo sia la stessa storia più o meno, eh. Ecco, infatti. Addirittura 1.500.000. Cioè 1.500.000, 1.100.000. Compriamo solo il personale, che già va benissimo così. Bene, a questo punto usciamo, dirigiamoci immediatamente presso il nightclub. A meno che, fammi vedere un attimo. Timino, sfida a tempo. Sul Ciliad. Dai, vado sul Ciliad allora. Vado sul Ciliad, mi faccio la sfida a tempo, che è meglio. Così almeno poi evito di ritornare qui a Senti Shores. Non c'è nessuno, manco un'anima viva. Ah, un'anima viva, eccolo lì. Se era morto? Era un'anima morta, però vabbè. No, resta il fatto che oggi sulle strade di Los Santos non vedo veicoli. C'è una roba pazzesca, raga. Al momento ci sono più veicoli in giro su The Last of Us. Cioè, fa un problema questo. Allora, fammi girare da qui. Sì, e se io tagliassi dritto per dritto e salgo? Sì, dai, ci provo. YOLO proprio. Ci provo. Ah, no! Vabbè, fatemi vedere un attimino cosa devo fare, anche se già presumo cosa debba fare io, eh. Giù per il Ciliad, figurati. Dov'è che devo arrivare? Regà, fattibile, tutto dritto per dritto è fattibilissimo. La difficoltà sarà nel non schiantarsi contro qualcosa. 3, 2, 1, si parte, via, let's go. Vediamo. Allora, non devo sbagliare, non devo schiantarmi, non devo fare nulla praticamente. Devo essere un robot. Eccala, vedi? No, 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 va bene, però no. Torna su! Ecco, mi sa che è meglio riprovare. Mannaggia la miseria, il fatto è che, vedi, basta una roccia, voli via, salti, decolli. E Willy, ma segui la strada? No, non è così facile seguire la strada, assolutamente no, non è facile. Poi pigli gli alberi, maledetti alberi. La moto va giù e non la recuperi più. Che casino. Di nuovo come prima, no, c'è la miseria. Prova a tempo fallita, sei morto, ma va? Sì, ma adesso aggiungerei io che è due palle, come faccio a risalire là sopra io? Cioè mi devo per forza buttare, che non ho il paracadute. Il problema è che la moto qui non la posso richiamare, cioè... Che poi io sinceramente parlando non ho mai capito che senso abbiano gli spawn sul Monte Ciliad. Cioè, posso capire sulle stradine del Monte Ciliad, ma nel precipizio, nel burrone... Serio? E si risale su. Ebbene, dopo 29.000 minuti sono risalito in cima al Monte Ciliad. È la sfida a tempo più difficile che io abbia mai fatto, cioè, vi giuro. No! Aspetta un attimo, fermi tutti che la moto si è incastrata da qualche parte. John Miracolo questo. Per favore, fai in modo che io possa raggiungerla. Fantastico. Guarda che culo. No, raga, è troppo difficile. Cioè, non ci siamo capiti quanto è difficile sta roba. Questo video sarà dedicato interamente a me che faccio la sfida a tempo. Proprio così. Come inaugurare un nuovo numero decimale della serie se non me che faccio una sfida a tempo. Cioè, voglio dire.
Caro gioco, ti sbagli. Non sono io che ho abbandonato il veicolo. È il veicolo che ha abbandonato me. Guarda come si allontana. Meno male che ti sei fermato. Se no, veramente. Riproviamo per la 19ª volta. Boh. Ti prego, non andare così oltre. Fermati. Fermati. Perché? Almeno non ti incastrare. Va bene, non ti schiantare. Fa qualcosa di buono, per favore. Oh mio Dio. Potrebbe essere buona, ragazzi. Ci credo. Siamo quasi sulla strada. Oh mio Dio, mancano. No, vabbè. No, dall'altra. Bene ragazzi, ci risiamo. Ho anche visto uno che l'ha fatto su YouTube, anche più di un video, e ci è riuscito utilizzando una famosissima tattica, a culo. Proveremo ad operare anche noi di questa famosa tattica, però credo che non riuscirò a farlo, ecco. Perché questa tattica, diciamo che a me viene un po' difficile, non so perché, ma me manca proprio quello che serve per fare questa tattica. Però boh, noi ci proviamo ragazzi, la proviamo come al solito. Noi siamo volenterosi, vedi Quello passava in mezzo agli alberi, io no. Io piglio l'albero, poi rullo per mezz'ora. Guardi che roba, tranquillo, un cadavere. Vabbè, va, lasciamo perdere. È da un'ora che sono qui, non ho fatto ancora nulla. Bene, ed eccoci qui all'interno di una nuova sessione. Di conseguenza direi che per rendere un minimo, giusto un minimo decente questo video, raggiungo la sala giochi e boom, facciamo qualcosa. Fatemi vedere cosa ci sta da fare, eh. Allora, come approccio io sceglierei assolutissimamente questo nell'ombra. Fammi scegliere quello che ovviamente ha il massimo, eh. Dai, Gustavo. Però Lester, non mi puoi fare l'altri ritera per ogni cosa che seleziono, porca vacca, mezz'ora. Rubiamo le comoda, dai. Andiamo a rubare il comodo, ragazzi. Sì, che bello, yeah. Ah, ne devo recuperare due. Ok. Ok, dov'è che stanno ste comoda? Ok, fammi vedere. Potrebbe essere necessario spostare le auto, va bene. E le mie auto? Questa qui è una. Fammi rubare, andiamo via. Ma il poliziotto non si fa domande sul fatto che l'auto si sia accesa da sola? No, eh. Questo è tipo un clicker al contrario, ragazzi. Ci vede forse, ma è anche sordo. Anzi, è più sordo che altro. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Buono, dai, prima auto. Bella che è consegnata. Bene, rieccoci qui, ragazzi. Ovviamente i poliziotti, come al solito, non si insospettiscono. E noi entriamo belli tranquilli, che è una meraviglia. No, qua dietro, ma veramente. Devo spostare mille macchine, raga. Vabbè che tanto se ne frega tutti, capirai. Però forse così mi vede, eh. Facciamogli fare il giro. Piglia sta comoda e fuggi. Ma come se non ci fosse un domani, proprio dobbiamo fuggire. Altro che via, 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 via. Va bene, dai. Seconda auto consegnata. E questa missione ce la siamo tolta di mezzo. Sempre più vicini al colpo. Direi di andare al nightclub, comprare sti due cosi e farla finita. Oh, e anche il nightclub ce l'abbiamo. A sto giro abbiamo anche un po' di fila, attenzione. La popolarità sta tra la vita e la morte, praticamente. Però ancora sono tutti felici, nessuno piange. Appena scende una tacchettina già tutti piangono qui dentro, tutti pronti al fallimento. Ma poi solo io le posso fare sti scorte qua, sti recuperi. Ma non possiamo assumere qualcuno, ma... Cioè, devo consegnare dei volantini. Ora dimmi tu, sei il proprietario di una discoteca, se mette a consegnare i volantini. Allora, gestione magazzini qua. Allora abbiamo, punto primo, migliorie. E mettiamo l'attrezzatura, che costa 1.400.000. Però ci serve davvero tanto. Tra l'altro dovrebbe già essere aumentata. No, non è aumentata la quantità. Ok, facciamo che devo assumere lui. 240.000 dollari. Ma quanto costate? 312.000 dollari. E vabbò, dai, assegniamo lui alla metanfetamina e lui al prodotto organico. Allora, altri tecnici non posso assegnarne più perché ho raggiunto il massimo. Quindi ok, almeno questo ce lo siamo tolti di torno. Però porca vacca, se abbiamo speso tanti soldi. Quanti soldi ci sono rimasti? 280.000. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo fatto davvero schifo, abbiamo solamente speso soldi, non abbiamo guadagnato nulla. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like se volete che la serie continui. Ma soprattutto condividete il video ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Quindi se volete passare di tutto, bella ragazzi!